Il film si apre quando un padre disperato di nome Sean attraversa il confine americano e si dirige in Messico. Viene rivelato che sua figlia è venuta lì per una vacanza con la sua amica, ma non sono mai tornate. Sono passati 3 giorni dalla loro scomparsa, ma le autorità non hanno fatto alcun progresso, così Sean è partito da solo per trovare sua figlia scomparsa. Seguendo una pista che ha ottenuto da qualche parte, arriva in una discarica di veicoli. Si intrufola poi nella proprietà senza permesso e presto si imbatte nella macchina di sua figlia. Sean entra con ansia e cerca indizi, ma non trova nulla di utile. Nella scena successiva si precipita alla stazione di polizia più vicina e gli informa della sua scoperta. 2 poliziotti poi lo seguono e presto arrivano alla discarica. Tuttavia, Sean rimane sorpreso quando viene a sapere che l'auto di sua figlia non c'è più. Cerca disperatamente di affermare di averla vista, e dice anche il numero della targa, ma uno dei poliziotti di nome Hector crede che stia inventando una storia. A Sean viene quindi chiesto di lasciare la proprietà poiché è entrato lì senza alcun permesso. Più tardi attraversa il confine e torna alla sua fattoria, dove la sua famiglia lo aspetta con impazienza. Nel momento in cui entra in casa, rimangono però delusi. La figlia maggiore di Sean è arrabbiata con lui perché non è stato in grado di proteggere sua sorella. Lui cerca di consolarla, ma lei si limita a voler stare da sola. Più tardi quella notte, Sean ha una conversazione emozionante con sua moglie Susan. La donna sembra essere più comprensiva e gli dice che non è colpa sua. Quando gli viene chiesto cosa ha trovato in Messico, Sean rivela di essersi imbattuto nell'auto della figlia. Non ha trovato sangue o segni di lotta, il che lascia intendere che le ragazze sono state rapite senza alcuna aggressione. Sean rivela inoltre che l'auto è scomparsa quando è andato alla stazione di polizia. Sospetta che anche la polizia sia coinvolta, quindi ha intenzione di visitare il consolato generale. La mattina seguente, Sean riceve la visita di uno dei suoi amici più cari, Max. Attraverso la loro conversazione, veniamo a sapere che entrambi gli uomini sono ex militari, e Sean era il colonnello della squadra. Erano assegnati a missioni molto pericolose, la maggior parte delle quali hanno richiesto la totale eliminazione dei criminali. Max si offre di aiutare il suo amico a rintracciare e abbattere i criminali responsabili della situazione. Spiega anche come li torturerà brutalmente finché non smetteranno di respirare. Tuttavia, Sean non pensa che sia necessario e vuole risolvere la situazione nel modo più pacifico possibile. Più tardi, lui, insieme al padre dell'altra ragazza scomparsa, si dirigono all'ufficio del consolato. Quest'ultimo è a conoscenza dell'intera situazione, ma in modo scioccante suggerisce ai due di dimenticare le loro figlie. Rivela che un cartello mortale governa questa città e sono noti per uccidere chiunque si metta sulla loro strada. Proprio la settimana scorsa hanno ucciso 37 persone per essersi intruse nei loro affari. Il consolato rivela anche che un anno fa è stato nominato un poliziotto onesto che ha cercato di risolvere il problema del cartello, ma una notte diversi membri della banda hanno fatto irruzione in casa sua e lo hanno ucciso insieme a tutta la sua famiglia. Da allora l'intera stazione di polizia lavora per il cartello e nessuno osa opporsi a loro. Sentendo tutto questo i due padri si preoccupano davvero. Chiedono perché nel mirino siano finite le loro figlie, al che il consolato spiega che il cartello è famigerato anche per il traffico di esseri umani. Detto questo si scusa e aggiunge che non può fare nulla al riguardo. Rendendosi conto che nessuno lo aiuterà, Sean convoca i media e spiega l'intera situazione in diretta TV. Dice anche a sua figlia di essere paziente, promettendole di salvarla presto. Le notizie sono guardate da milioni di persone in tutto il mondo, compreso il leader della banda del cartello, Victor Garza. Fa quindi alcune ricerche e scopre che Sean è un ex militare, che ha ricevuto varie medaglie per il suo coraggio. Victor teme che Sean li inseguirà il prima possibile, quindi decide di agire. Successivamente, convoca con la forza i due uomini responsabili del rapimento delle ragazze americane. I due altri non sono che Hector e il suo complice. Victor li rimprovera per aver fallito nella loro missione, poiché hanno rapito l'obiettivo sbagliato. Come punizione, ordina l'immediata esecuzione del secondo poliziotto. Hector per ora viene risparmiato, ma deve aiutarli a portare la testa di Sean. Victor incarica poi il suo braccio destro, suo fratello Carlos, di schierare alcune truppe mercenarie in Texas. Vuole che Sean e tutta la sua famiglia muoiano entro 24 ore. Vuole anche fare una dichiarazione che chiunque interferisca con il cartello, anche da oltre confine, ne pagherà le conseguenze. La mattina successiva, un grande convoglio di membri del cartello guidato da Carlos entra negli Stati Uniti attraverso un tunnel segreto. Sembrano pesantemente armati e desiderosi di massacrare la famiglia. Allo stesso tempo, vediamo Sean nella sua fattoria a caccia di volpi usando il suo cecchino. Mentre cerca di prendere la mira, all'improvviso vede i veicoli del cartello dirigersi nella sua direzione. Allarmato, si precipita velocemente dentro casa e ordina a sua moglie e sua figlia di nascondersi al piano di sopra.
Sean poi spara ai nemici e riesce ad ucciderne alcuni, ma alla fine è costretto a rifugiarsi quando tutta la banda inizia a sparare indiscriminatamente. Altrove, un poliziotto sta per pranzare, quando riceve una chiamata dalla stazione. Gli viene detto di controllare la fattoria dove sono stati segnalati diversi spari. Tornando alla casa, i membri del cartello riescono a sfondare la porta, ma appena uno entra Sean gli spara a morte. Frantuma quindi i piatti su tutto il pavimento per seguirne i movimenti. Frustrato dalla mancanza di progressi, Carlos ordina ai suoi uomini di andare in direzioni separate. Costringe anche Hector ad andare di sopra e cercare la famiglia, ma questa si rivela una decisione sbagliata, perché gli uomini isolati sono bersagli facili per Sean. Li uccide senza sforzo uno dopo l'altro, assicurandosi anche che la sua famiglia sia nascosta. Sean finisce anche per catturare il poliziotto corrotto Hector, che si scopre essere un pollo. Mentre la sparatoria si intensifica, l'intera casa è crivellata di proiettili e cadaveri. Vengono lanciate anche delle granate, rendendo la situazione ancora più critica. Sean va quindi di sopra e fa uscire la sua famiglia attraverso la finestra mentre distrae i mercenari. Alla fine si impegna in una sparatoria con Carlos, ma entrambi gli uomini giocano sulla difensiva e non riescono a colpirsi a vicenda. Nel frattempo, il poliziotto di prima arriva fuori dalla fattoria. Inizialmente crede che sia un caso di violenza domestica, ma quando vede un uomo a cui hanno fatto saltare la testa si rende conto che è una cosa seria. Anche i membri del cartello lo avvistano e aprono il fuoco, costringendolo a mettersi al riparo dietro il suo veicolo. Uno dei delinquenti poi gli si avvicina, ma il coraggioso poliziotto lo sorprende centrandolo con un colpo alla testa. Con questo, i membri del cartello spostano la loro attenzione verso il poliziotto e anche Carlos interviene in loro aiuto. Approfittando della distrazione, Sean sgattaiola fuori di casa e accompagna con cautela la sua famiglia verso il garage. Spara ad alcuni scagnozzi lungo la strada, dimostrando la sua impressionante mira. Allo stesso tempo la banda finalmente riesce ad abbattere il poliziotto, e ora possono concentrarsi di nuovo su Sean. Il nostro eroe però riesce in qualche modo a raggiungere il suo veicolo e ad allontanarsi rapidamente con la sua famiglia. Segue quindi un intenso inseguimento, con Carlos e i suoi uomini che sparano ripetuti colpi da dietro. Sean li schiva abilmente tutti, assicurandosi che sua moglie e sua figlia siano al sicuro. Tuttavia, quando si rende conto che la sua macchina sta per esplodere, gli viene un'idea. Si allontana rapidamente e ferma il suo veicolo sul ciglio della strada. Dopodiché, quando arrivano i delinquenti, Sean spara con la massima precisione. Riesce ad ucciderne subito alcuni, compreso l'autista. Questo ferma il loro veicolo, e Carlos è ora indifeso. Mentre giace a terra ferito cerca di comportarsi da duro e dice a Sean la solita cavolata che se ne pentirà, ma quando riceve due colpi alle gambe rivela immediatamente dove si trovano suo fratello e le ragazze rapite. Sean lo ringrazia sparandogli alla testa, ponendo fine alla sua miserabile vita. In seguito a questo incidente, Sean teme per la vita della sua famiglia, così per il momento manda sua moglie e sua figlia in un luogo sicuro. Contatta quindi il suo migliore amico Max e accetta la sua precedente offerta di aiuto. Quest'ultimo arriva subito e sembra che gli sia mancata l'emozione di queste missioni. A differenza di Sean, che prova a risolvere le questioni pacificamente, Max è un brutale assassino che prova grande piacere nel torturare le persone. Anche se si stanno per scontrare con il più grande cartello criminale del Messico, sembra essere eccitato. Max ha portato con sé un arsenale di armi e altri macchinari. Ha anche fatto qualche ricerca sul nascondiglio di Victor e sui magazzini dove tiene le ragazze rapite. Nella scena successiva, i due amici attraversano il confine e si dirigono verso il bersaglio. Osservano poi da lontano mentre Victor cerca disperatamente di sapere dove si trovi suo fratello. Si scopre che non è ancora a conoscenza del fatto che Carlos non solo è stato ucciso, ma ha anche parlato di lui. Dopodiché, senza ulteriori indugi, gli ex soldati afferrano le armi e si infiltrano nella villa. Usando le loro abilità di combattimento supreme, riescono ad abbattere le guardie una dopo l'altra. Victor sente gli spari dalla sua stanza e si spaventa. Si rende conto che gli americani sono venuti finalmente a prenderlo, e non c'è modo di scappare. Dall'altra parte, Max e Sean continuano il loro assalto. Sembrano essere troppo forti, e nessuno degli scagnozzi è nemmeno in grado di toccarli. Anche il capo della sicurezza, un ragazzo muscoloso, viene ucciso a colpi di arma da fuoco come una misera volpe. Alla fine, i due riescono a raggiungere la stanza dove Victor si nasconde. Il boss del cartello inizialmente cerca di comportarsi da duro affermando con coraggio che i suoi uomini stanno arrivando, ma Sean si arrabbia e lo picchia a sangue, mentre chiede di sapere dove si trova sua figlia. Quando Victor non può più sopportare la punizione, accetta di portarli sul posto. I tre poi salgono su un veicolo e presto arrivano al magazzino dove sono tenute le ragazze. Ancora una volta, Max e Sean non hanno problemi a uccidere le guardie.
Fatto questo, il nostro eroe finalmente riesce a trovare sua figlia, con la quale ha una riunione emotiva. Anche la sua amica Ellie, viva e in buone condizioni. Prima che arrivino gli altri delinquenti, Sean afferra rapidamente le ragazze e se ne va. Il ragazzaccio Max però non ha ancora finito. È venuto qui per una cosa, ed è irremovibile nel volerla fare. Tira quindi fuori il coltello e si avvicina a un Victor insanguinato, pronto a torturarlo. La mattina seguente, Max arriva vicino a un santuario pubblico e posiziona la testa di Victor decapitata lì. Sembra soddisfatto di ciò che ha fatto. Nel frattempo, Sean e tutta la sua famiglia sono finalmente riuniti e tornano alla fattoria. Per celebrare l'occasione, decide di radersi la barba e i baffi. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!